che si contenga la diffusione del virus in quei luoghi, perché se conteniamo la diffusione del virus nelle case protette, nelle case di riposo, abbiamo decisamente vinto la battaglia e soprattutto abbiamo salvato quegli anziani che sono i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni. Sono il nostro presente, sono come siamo noi. Sono 16, il 30,7% del totale le CRA accreditate con presenza di Covid-19 in tutta la provincia, su 50. Al 20 aprile gli ospiti Covid isolati in strutture sono 255, 7,7% del totale, mentre gli ospiti deceduti sono 124. Oggi abbiamo registrato un altro caso. Nella fattispecie si tratta di un mio congiunto e quindi anch'io sarò in quarantena. Stamattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato gli invasori. C'erano Salvini con Berlusconi, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 con i fasci della Meloni che vorrebbero ritornare. Tutta la mattina la passiamo seguendo le video lezioni senza che queste siano state regolamentate. Infatti, quello che è stato detto dal ministero è libertà ai presidi nel regolamentare le video lezioni. Stiamo scherzando? Il problema è che gli studenti non sono stati ascoltati, non sono stati valutati i loro problemi e c'è stata una risposta tardiva dal ministero. Questa proposta di maturità senza gli iscritti esiste da 2 mesi e non è possibile che si arrivi a dibatterla in Senato il 21 di maggio. Un gruppo numeroso di rider hanno deciso di scioperare, di mettersi in turno e ritirare, e non ritirare nessun ordine dai ristoranti. Quello che vogliamo denunciare è una situazione che è partita da inizio aprile, ovvero con l'avvento dell'emergenza sanitaria per il coronavirus. E in poche parole, l'azienda, da quando è partito il periodo di emergenza, ha deciso di abbassare nettamente quello che è il costo della consegna a domicilio. Noi siamo lavoratori a occhio ottimo, guadagniamo in base a quanto consegniamo, e vederci cambiare da un mese delle consegne che da 7 euro passano a 5 euro, per noi diventa poi veramente difficile ca capire delle aziende che pubblicamente stanno parlando di tutelare i propri lavoratori, loro stanno pubblicizzando in questo momento che i rider sono degli eroi. Bene, il trattamento degli eroi, di noi eroi, quello che stiamo subendo è il fatto che stiamo guadagnando almeno il 25% in meno da ogni consegna. Da domani saranno disponibili per i comuni 3 milioni di mascherine per i residenti in Emilia-Romagna, per i cittadini dell'Emilia-Romagna. In questo momento tutti hanno diritto di riprovare un senso di appartenenza, no? I giovani che escono, le famiglie, ma anche i commercianti che hanno bisogno di recuperare mesi di chiusura. Io ho un negozio in via Dinelli e uno in via Emilia Centro, trattiamo oro, gioielli e antiquariato. E potete riaprire dal? Lunedì 18 riapriamo con tutte le precauzioni, facciamo entrare uno alla volta con le mascherine. Secondo lunedì, dopo la parziale riapertura del 4 maggio, questa è la situazione in Piazzale Sant'Agostino. Il traffico è sicuramente più sostenuto, ma non quello della normalità. Ieri sera, ieri notte abbiamo proceduto al fermo d'indiziato di questo soggetto di origine italiana di 50 anni in relazione al tentato omicidio che c'è stato sabato scorso a Finale Emilia. Motivo passionale, era un rivale la vittima. Esatto, questo è quello che è emerso, è un motivo passionale, il movente è stato individuato, c'è, naturalmente poi faremo una serie di ulteriori approfondimenti per circoscrivere meglio la vicenda in tutti i suoi dettagli, visto la gravità del fatto.